Guardate quante muccone, ragazzi, ce ne sono tantissime perché oggi non guiderò la mia F900XR, bensì quella bellissima 1250 Rally, perché sono a fare un corso di off-road con appunto il 1250. E adesso vi spiego un po' un attimo, ma saliamo prima in sella. Prima accensione. Che bello vedere questa scritta. Le muccone sono già partite, accendiamo anche la nostra. Sempre bello ritornare a bordo di una GS. Prendiamo un po' di distanza di sicurezza. Che bella una bicicletta, ragazzi. Se non avete mai guidato una GS, dovete farlo. Qui siamo nella pianura piacentina, quindi vicino a Castel San Giovanni, e come vi dicevo, sono venuto a fare il corso GS Training, quello base che ho vinto facendo un concorso che si chiama BMW Belonging. Siccome io ho acquistato una moto BMW nel 2021, potevo accedere a questo concorso. Infatti mi avete visto postare su Instagram un po' di storie, un po' di immagini non tanto attinenti con quello che faccio, proprio per poter partecipare poi a questo corso, e ce l'ho fatta oggi a ottobre ed è il mio primo corso di guida in off-road. Abbiamo già fatto tutta la prima parte in mattinata per quanto riguarda la teoria, tra l'altro illuminante, perché ovviamente guidare in off-road è molto diverso rispetto a guidare su strada, e ci sono state spiegate molte cose riguardo la postura e soprattutto quanto sia fondamentale per guidare bene perdere del tempo, che non è perdere del tempo, è investire del tempo a cercare di capire come posizionare bene tutti i comandi. Fare un corso di guida, come sempre vi ho detto, è illuminante e soprattutto vi permette di apprendere in sicurezza con un istruttore insieme ad altre persone, magari anche di fare amicizia con persone altrimenti irraggiungibili, ed è anche utile espandere un po' i propri orizzonti. Ovvio che se guidate una moto da strada, la prima cosa che vi viene in mente è quella di fare un corso stradistico, ma ciò non vi vieta assolutamente di provare a fare un corso in fuoristrada, un corso in flat track, un corso con le pit bike, proprio perché ognuno di questi elementi non fa altro che arricchire la vostra cultura motociclistica e soprattutto migliorare la vostra consapevolezza, perché poi quello che vogliamo fare, come ribadito dall'istruttore stamattina, è andare in sicurezza quando guidiamo la moto senza rischiare più del dovuto. Beh, il GS è il GS, e questa è la versione Rally 1250, quindi con motore Shiftcam 136 cavalli e 143 Nm di coppia, e con sella rally, che è quella praticamente con lo stesso livello sia per pilota che per passeggero, un po' meno confortevole per il passeggero ma più utile per la guida in fuoristrada. Da notare che siccome stiamo facendo fuoristrada, le gomme sono delle Continental TKC80, ma soprattutto che le pressioni sono davvero molto basse. Le pressioni si aggirano intorno a 1,6-1,8 bar, proprio perché in questo modo la gomma è più schiacciata e riesce ad avere maggiore aderenza su un fondo che di per sé è instabile come quello dell'off-road. Mamma mia, ragazzi, che belle paesaggi che ci sono qua, oh. Peccato che per arrivare è tutta stata dritta, ma poi per il resto recuperano alla grande. Domanda, siccome soffro di vertigini, come penso che ci sono tratti esposti? Ok, boh, quindi possiamo scegliere tranquillamente. Nessuno dei posti che passeremo ha dei precipizi. Lui è Daniele, ovvero l'istruttore di BMW GS Academy. Terreno smosso, ci ha detto di rallentare, io seguo quello che fa lui. Bello vedere. Scivolosina. Bene, bene. Ginocchia strette sulla sella, vicino al serbatoio, ma ovviamente sulla sella è un po' più comoda. Senti come galleggia l'anteriore, però si sente che la pressione più bassa fa lavorare meglio questo tipo di pneumatico, che su strada, meh,
qui ha senso, senti proprio la moto molto stabile. Vedi, poi dice che le muccone non vanno in fuoristrada, ci vanno, come se ci vanno. Qualche scodatina, spettacolo. Questa è una parte di motociclismo, ragazzi, che io voglio portarvi sul canale. Madonna, devi far scorrere la moto. Guardate quanti siamo. Bello vedere anche questa affluenza, significa che le persone capiscono quanto sia importante imparare qualcosa che di base nessuno ti ha insegnato, che è lo spirito giusto. Pensare di sapere tutto ciò che serve quando inizi una nuova passione ti fa forse impaurire più del dovuto, senza poi farti divertire. Mentre se ti affidi a gente esperta che ti dice quei due, tre trucchi che poi si mischiano con la tua esperienza, beh, il gioco non dico che diventa più facile, ma sicuramente affronti tutto con meno paura. Wow! Meraviglia! Bello! C'è quella voglia di sporcarsi nell'aria, quella voglia di riempirsi di fango. Tanta roba. Ah, con Daniele che apre la fila, abbiamo appena finito pranzo, siamo a cavallo tra la Lombardia e a sinistra e l'Emilia Romagna a destra, in un posto che veniva anticamente chiamato La Dogana, vicino Ziano Piacentino, proprio perché era il crocevia tra due regioni che si contendevano, insomma, questo territorio, che quindi per attraversarle si doveva pagare questa dogana. Adesso andremo a fare la parte un po' più tecnica, perché andiamo in un campo a fare degli esercizi. Pranzetto tra l'altro molto buono, vi lascio in descrizione i dettagli precisi. Adesso vi facciamo fare, stando a 7-8 metri l'uno dall'altro, il giro, vi vediamo, vi diciamo come noi interpretiamo la vostra posizione di guida, vi guardiamo in tre, io, Loris e Cici, in varie posizioni. Dobbiamo fare i tronchetti, quelli lì dove c'è il signore a scendere. Vediamo di farci del male, no, di non farci del male. Bene ragazzi, momento verità, no, più facile di quello che sembrava. Bene, adesso è il turno di due scalette, piedi in punta, ginocchia ben strette, vediamo come fare. Wow, questo era più grosso. Spettacolo. Finché non lo fai, comunque non ci credi che puoi farlo, eh? Il diavolo è più brutto come lo si descrive, come poi in realtà è. Quando tu sai che puoi farlo, poi lo vai tranquillo, sì, infatti. Però meglio farlo così che non da solo nel nulla. Totale sicurezza che farlo magari dove c'è qualche altro... Esatto, un burrone. Adesso il giochetto è fare tutte e tre le rampe. Prima, seconda, terza, ovviamente senza cadere. Quella lì l'ho fatta un po' malina. Tosto questo. Allora, preparato. Fatto, fatto! Adesso l'esercizio è fare come fa lui, quindi salire da lì e scendere da quei quattro tronchi che simulano degli ostacoli che si potrebbero trovare per strada. Vediamo. Pom, 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 pom. L'ultima è un po' tesa. Onesto. Ok, quindi. Wow! Wow, senti come salta. Madonna, pazzesco, pazzesco. Sorpreso, ma in senso positivo. Difficile questo, difficile, sono troppo inchiodato. Madonna,
Ultimo esercizio della giornata è fare il circuito, quindi è tutto fettucciato, ci sono alcuni punti tecnici, registriamo qualsiasi roba. Ok, via. Bello sto pezzo qua, bom 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 bom. Spettacolo questo. Questo è uno spettacolo. Wow, in discesa questo. Allora, facciamo come facciamo i tornanti. Qui aiutiamoci con un po' di perdita di trazione. Questo è in contropendenza, pieno di buche. Wow! Wow. Altra contropendenza piena di buche. Bellissimo. No raga, ci vuole un GS. Un GS per tutti ci vuole. Spettacolo. Direi che questa può essere, guardate quanto è bello tutti questi GS, la conclusione di questo video. Io ringrazio BMW Motorrad d'Italia per il concorso che mi ha permesso poi di vincere e riscattare questo premio, Daniele e tutti quelli dello staff che sono stati straprofessionali, gentili, sempre disponibili e hanno organizzato una giornata istruttiva al massimo, ma anche divertente e molto leggera. Quindi tutto Blue Bike Camp, chapeau, complimenti per l'organizzazione e ovviamente chapeau anche alla mucchetta che senza ombra di dubbio dimostra ancora una volta la sua polivalenza di moto che non ha paura quasi di niente. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale, noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!